Lillo D'Ambrosio che ha cambiato come le carte dell'Inter, 5, insomma Lillo ci ha azzeccato totalmente, dunque si giocherà fino al minuto 50 della ripresa, erano stati 0 nel primo tempo, 5 nel secondo tempo per effetto soprattutto del problema serio per Cambiaso, insomma rinnoviamo in bocca al lupo al terzino del Genoa perché sembra qualcosa di veramente serio. Attenzione a Callon che sfida ma non riesce a superare De Vrij, era un 1 contro 1, dopodiché ci sarebbe stato soltanto Samir Handanovic come orizzonte per l'attaccante del Genoa. Nel frattempo c'è una panchina genoana assolutamente animata, fomentatissima fino all'ultimo minuto, credo sia praticamente un pareggio da accogliere come un successo, c'è tantissima attenzione anche nel cercare di dare le giuste indicazioni ai compagni, grande coesione di gruppo nella squadra allenata da Alexander Blessin. Sul lato destro c'è anche un Simone Inzaghi che si sbraccia, che sta cercando di aiutare in pratica i propri compagni, i propri giocatori a fare le scelte giuste. Proprio l'Inter in avanti si sta riversando, c'è Vidal, sventaglia sulla sinistra, c'è Di Marco infatti che sta facendo un movimento che va in orizzontale, però in questo caso cross teso, palla arretrata, c'è Brozovic fuori dall'area, potrebbe andare al tiro, cerca invece Vidal, successivamente torna ancora dalle parti di Brozovic il pallone, palla centro area, campanile, stava arrivando alla conclusione al volo Di Marco, l'intervento di Milan Badel, rilancio per l'Inter, attenzione a Edin Dzeko a tu per tu con Sirigu che riesce a togliere il pallone dal piede sinistro del bosniaco, posizione regolare, era stato un lancio casuale dell'Inter che era terminato esattamente sulla mattonella dove stava agendo non con grandissima velocità ma con fortuna propria Dzeko, il pallone era arrivato esattamente dove stava scattando in posizione che poteva sembrare sospetta ma era regolare, nulla di fatto perché Sirigu è riuscito ad indovinare la scelta giusta per un'uscita che ha tolto letteralmente il pallone dal sinistro. E lì Ostigar si è arrabbiato con il guardaline e chiedeva il fuorigioco, cosa che successivamente avremmo visto in caso eventualmente di gol. In ogni caso possiamo parlare di una ottima occasione per l'Inter, secondo me c'è Caicedo, raggiunge il fondo, un pallone difficile da controllare, torna sul pallone Caicedo, su di lui c'erano due giocatori, uno del Genoa, l'ultimo commette fallo ma si decide invece per la rimessa laterale a favore dell'Inter. Siamo a 2 minuti e mezzo dalla conclusione, esattamente a metà del recupero che è di 5 minuti, lo ricordiamo. Inter in assedio, Genoa che può ripartire ma anche se ha la disponibilità di giocatori non ha forse la qualità per andare con il contropiede, soprattutto le risorse fisiche in questo caso riguardano Melegoni che poteva duettare qui con Callone che è andato giù, c'è stato un intervento un po' rude di De Vrij sul numero 91 del Genoa, possibilità di contropiede che è stata annullata, ancora ripartenza dell'Inter, traversone da destra di Dumfries, di prima provata a mettere un pallone veloce a centro area a Federico Di Marco, trova ancora l'opposizione di Efti, nuovo corner per l'Inter, siamo in pieno recupero, siamo a 2 minuti dalla conclusione di questa partita visto che sono 5 i minuti di recupero decisi da Chiffi, nuovo corner Di Marco a centro area, Edin Dzeko schiaccia, pallone che termina all'altezza di Rovella dove non c'è nessun giocatore dell'Inter, sparacchia via il 65 del Genoa, all'inseguimento del pallone c'è solo Inter, contro rinvio lungo di De Vrij, palla messa giù da Edin Dzeko fuori dall'area di rigore, intervento di Sturaro, allarga verso Di Marco, cross atteso a centro area, deviazione verso la porta di Sirigu che agguanta facilmente impresa la deviazione all'altezza del dischetto, è stato insieme a Edin Dzeko, credo Vesino, ma c'è anche un giocatore del Genoa rimasto a terra quando siamo a 60 secondi dalla fine, non so se abbia senso perdere tempo quando in pratica il fischio triplice di Chiffi è ormai imminente. Enzo Melillo. Sì, non sembra però fare una sceneggiata, sembra giudicare realmente Melegoni, però appunto ormai siamo nei secondi finali e c'è questa rimessa laterale, adesso l'Inter ha restituito anche sportivamente il pallone a Sirigu. Siamo ancora nel recupero, siamo a 30 secondi dal termine, 5 lo ricordiamo,
i minuti che stanno per concludersi, un 0-0 tra Genoa ed Inter. Blozovic mette il pallone in avanti con un colpo di testa, palla per Caicedo, c'è Lautaro Martinez che da quando è entrato secondo me ha fatto tutto molto bene tranne forse una conclusione. Dumfries, possibilità di cross, centro area, salta Dzeko, salta anche Caicedo, salta però l'intera difesa del Genoa che mette via, non riuscendo però a allontanare più di tanto il pericolo. Vidal ritrova il pallone, serve sul lato sinistro Lautaro che lo insegue, non lo trova, dunque sarà rimessa laterale a favore del Genoa. In questo momento scadono i 5 di recupero, capiremo se ci sarà ulteriore recupero, c'è stato il cenno dell'arbitro di un possibile overtime, secondo me a cavallo tra i minuti di recupero e il tempo regolamentare, quindi ci saranno forse spiccioli superiori dopo che c'è stato un problema fisico a un giocatore del Genoa. Amiri, pallone governato sulla mediana, Callon scatta sulla destra, intervento di Bastoni in chiusura, rimessa laterale per l'Inter che potrebbe avere una delle ultime chance di questa partita. L'ultimo uomo Dumfries che prova il lunghissimo lancio, preda però di FT che va a scodellare ancora verso Dumfries che di testa va sul lato del campo dove c'è Lautaro Martinez, tentativo di colpo di tacco, triplice fischio, esultano gli uomini del Genoa, capochino per quelli dell'Inter, un punto per parte, continua un periodo non felice per l'Inter, continua a pareggiare il Genoa. Vi salutiamo velocemente, terminato il nostro tempo, grazie a Giuseppe Giorgi e a Thomas Tumbarello per l'assistenza tecnica, grazie.